Il tormentone di questi europei è sicuramente il tiro a giro di Insigne, che ha gentilmente concesso anche a Chiesa. Dal punto di vista fisico, il tiro a giro ha un altro nome, e no, non è o tiro a giro, ma è effetto Magnus. Ci vediamo dopo la sigla per scoprire tutti i segreti del tiro a effetto. Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole. Oggi vedremo come fa Insigne a far girare la palla in quel modo. E non è solo merito della sua tecnica, ma anche della fisica. La differenza tra un tiro normale e un tiro a giro è che la palla prende una traiettoria curva e non retta, come al solito. La risposta breve è: nel tiro a effetto, nel tiro a giro, la palla ruota su se stessa. Quando invece la palla non ruota, va diritta. E adesso vediamo la risposta lunga per capire perché una palla che gira su se stessa curva anche la propria traiettoria. Dobbiamo capire due concetti fondamentali, ovvero l'equazione di Bernoulli e la portanza. Consideriamo un fluido. Per esempio, l'aria è un fluido. Le molecole dell'aria si muovono ad una certa velocità. Questa velocità è in stretta relazione con la pressione dell'aria. Maggiore sarà la velocità e minore sarà la pressione. Questo è anche noto come effetto Venturi. Quando aumenta la velocità diminuisce la pressione e quando diminuisce la velocità aumenta la pressione. Ne abbiamo parlato in maniera più approfondita nel video del perché le persone russano, che è sempre colpa dell'effetto Venturi. Adesso introduciamo l'altro concetto, la portanza. Adesso che abbiamo imparato qual è la relazione che c'è tra velocità e pressione? Vediamo che cosa succede all'ala di un aereo. La forma dell'ala di un aereo è bombata sopra e sotto è piatta. Immaginiamo due molecole di aria, una che va sopra all'ala e una che va sotto. Queste due molecole di aria partono nello stesso momento e devono arrivare dall'altra parte dell'ala nello stesso momento. La molecola di aria che va sopra avrà un percorso più lungo perché l'ala è bombata e non è piatta. Quindi abbiamo due molecole di aria che si devono trovare nello stesso momento dall'altro lato dell'aria, ma hanno due percorsi diversi. Quella che percorre la parte di sopra avrà più spazio da percorrere. Che cosa significa questo? Che per arrivare nello stesso punto dell'altra, nello stesso momento, dovrà essere più veloce. Le molecole di aria che si trovano sopra l'ala vanno più veloci e quindi ci sarà una diminuzione di pressione. Quelle che vanno al di sotto dell'ala viaggeranno ad una velocità inferiore, per cui la pressione sarà maggiore. Se c'è sopra bassa pressione, è come se si generasse una forza, chiamata portanza, che risucchia l'aereo verso l'alto, ovvero verso la zona di bassa pressione. Quindi tutto sta nel fatto che c'è una differenza di pressione tra sotto l'ala e sopra l'ala. Cosa c'entra questo con la palla? In realtà tutto. Immaginiamo di tirare la palla in questa direzione, verso di voi, e che il vento, che l'aria vada nella stessa direzione. Non c'è nessuna ragione per cui le molecole di aria a sinistra viaggiano ad una velocità diversa da quelle di destra. E quindi alla palla non succede niente e va avanti. Immaginiamo adesso di stare nelle stesse condizioni di aria, cioè l'aria va verso di voi e la palla ruota in questa direzione. Che cosa succede in questo caso qui alle molecole di aria che si trovano intorno alla palla? Da questo lato qui, toccando la palla, vengono accelerate perché l'aria e la rotazione della palla sono concordi, quindi le molecole di aria che si trovano in questa direzione qua vanno più veloci perché vengono accelerate dalla palla. Da questo lato qui invece l'aria va sempre in questa direzione, ma la palla invece da questo lato qui viene nell'altra direzione. Quindi qui le molecole di aria vengono decelerate. Quindi qui abbiamo un aumento di velocità, qui abbiamo una diminuzione di velocità, quindi qui abbiamo una zona di bassa pressione e qui invece avremo una zona di alta pressione. Quindi in questa direzione qui si verrà a creare una portanza che trascina la palla in questa direzione e quindi la fa curvare. Bene, questo era tutto per oggi e forza azzurri per stasera!